4 febbraio 2024, Erto, nella Val del Vajont, alla scoperta di questa valle selvaggia, impervia e forse anche repulsiva. Repulsiva, brava, la parola giusta, repulsiva. Repulsiva. Si mettono Gephardt, chiuso. Passato l'impluvio franato e lì in fondo Erto. Grotta naturale nel cuore della Val Vajont, attraversando la Porta Rossa di Mauro Corona. Super top! Ancora visibili bollini del vecchio sentiero e su di qua. Ecco, l'avventura si interrompe qui, a pochi centinaia di metri dalla Casera Carniar, ma qui è troppo pericoloso da continuare, almeno in questa stagione, e non vale la pena rischiare. No, siamo soddisfatti lo stesso. Esatto, e qua lo spettacolo comunque della Val Vajont, veramente inedito e selvaggio, ci ha comunque appagati. Tornando indietro abbiamo trovato dei bollini rossi che scendevano, che entravano nel torrente Vajont, e effettivamente adesso... Hai del limone per caso? Anche dell'arancio. Anche dell'arancio andava bene lo stesso. E adesso proseguiamo qui, che sembra molto agevole, tra l'altro... Facciamo una cascata di ghiaccio. E facciamo la cascata di ghiaccio qui. Bianca Omo non fa quei ramponi. E tra l'altro è super bollinato, come si può vedere qua e continua.
quello lì è il punto che ci ha fatto desistere. Continuiamo ancora un po' per il torrente Vaillant all'interno del greto e vediamo se riusciamo a vedere almeno la casera Carniar. Ritorniamo dentro al bosco dopo aver visto un bollinato giallo su un sassone del greto e qua dovremmo essere tornati su praticamente il sentiero originale. Ed ecco qua, interrompiamo qui sul greto del torrente Vaillant. La casera Carniar dovrebbe essere lì in mezzo, qua vicino, comunque a una mezz'oretta ancora, quindi visto il tempo facciamo armi e bagagli e torniamo dalla stessa strada. Via per di qua. Segno sulla roccia lì e l'altro è di là, però qua un bel guado questo, passaggio creato e via. Qui dovremmo essere vicini alla sorgente benedetta dove dovrebbe esserci anche un capitello, esatto. Ed ecco qui la sorgente dell'acqua benedetta, un po' fuori rispetto alla cartina tabacco dove veniva segnata, ma benedetta. Le spade di Damocle. E arrivati a questo omino più segno, bisogna guardare da questa parte. E adesso sì, lasciamo definitivamente il greto verso la frana finale. Thank you.
e questa invece è la chiesetta di Sant'Antonio. E la macchina è lì. Eccoci, tornati dalla splendida Val Vajont, uno sguardo verso il Monte Toc e la Valle di Erto. Grazie mille Diego per la spettacolare avventura. Grande.